Grazie ragazze e benvenuti in un nuovo video. Questo è il video dei miei prodotti di scorta per quanto riguarda gli struccanti viso e anche gli scrub per il viso. Parto subito col mostrarvi i prodotti perché sono abbastanza. Allora, il primo prodotto che vi mostro è quest'acqua micellare della Venus che avete già visto in diversi video. Questa è l'acqua micellare detergente viso occhi e labbra con acqua virginiana per tutti i tipi di pelle. Sono 200 ml di prodotto, come vedete sono oltre la metà. Io l'ho utilizzata finora solo su viso e occhi, sulle labbra non l'ho mai provata. Sempre identica alla precedente, solo che la confezione intera è nuova. È questa qua, acqua micellare, sempre della Venus, sempre 200 ml per tutti i tipi di pelle. Questo è il boccione intero di scorta. Poi un'altra acqua micellare della Venus che ho, sempre 200 ml, questa è quella purificante, sempre per viso, occhi e labbra, ma nella formulazione per pelli miste o grasse, e questa appunto non l'ho mai utilizzata. Sempre stando sul tema acqua micellare, ho quest'acqua micellare della Garnier, questo è il maxi formato da 400 ml e questa è l'acqua micellare fresh, sempre nella formulazione pelli normali e miste, come vedete anche questa è nuova. Un'altra, dov'è che l'ho messo? Un'altra acqua micellare che avete già visto in diversi miei video, è questa acqua micellare, questa è la seconda confezione che utilizzo, dell'Eufolia, che è un marchio naturale ma non certificato bio, ma veramente un ottimo marchio, che si trova nei discount. E questa qui appunto è con, vedete, con estratto di malva, poi cos'è? Estratto di iris ed estratto di malva e insomma, e sono 150 ml di prodotto. Questa si può utilizzare su tutto il viso ad eccezione che sugli occhi. Passerei ora a mostrarvi i miei gel detergenti per il viso. Allora, ho questo gel detergente, quello con olio di rosa moschetta dell'Omnia Botanica che sto cercando appunto di terminare. E poi l'altro gel detergente viso che ho è questo qui del marchio Ava, che è quello con i sali, diciamo, del Mar Morto, e sono 100 ml. Poi, per quanto riguarda gli scrub viso, ho questo qui, lo scrub viso della Geomar, quello delicato con pomice bianca e biofiore di Altea, che anche se un po' utilizzato è praticamente pieno. Altri scrub per il viso sono questi, questo qui della marca Pulse Skin Care, e questo c'era stato regalato, e questi sono 75 ml di prodotto, e oltre a questo che è in uso ne abbiamo altre due intere. Poi, per quanto riguarda i dischetti struccanti, io sto utilizzando questi, e questi sono della Chen, quella è la marca che si trova al Lidl, sono 140 pezzi, sono buoni, mi trovo bene, non si sfaldano, e sono quelli là piccolini. Per quanto riguarda il rimuovere il trucco, invece io sono solita rimuovere il trucco con queste spugnette che si possono trovare o all'acqua e sapone o anche in tutti i supermercati per un costo irrisorio. Da quando ho cambiato la mia routine e rimuovo il trucco con queste spugnette, quindi ormai saranno 1 o 2 anni o forse anche di più, ho risparmiato molto nell'acquisto di dischetti struccanti perché prima ovviamente me ne andavano via di più. Vi suggerisco di provare anche voi a acquistarle perché credo che rimuovano veramente molto bene il trucco, queste salviette, io le utilizzo anche per rimuovere le maschere. Poi passerei ora a mostrarvi i miei tonici. Per quanto riguarda i tonici, ho questo tonico dell'Omnia Laboratoire, questo è un tonico biologico, c'è scritto non secca la pelle ed è alla profumazione mandorle e malva. Questo tonico mi piace abbastanza e se lo trovo dopo aver sterminato un po' di prodotti, sì, potrei anche insomma ricomprarlo. La profumazione qui si sente molto la mandorla. Un altro tonico che ho è questo qui alla rosa moschetta dell'Omnia Botanica. Questi sono 150 ml di prodotto ed è quello che mi sembra vado errato anche nel mio progetto smaltimento prodotti. Un altro prodotto che io però questo non lo utilizzo, cioè si può utilizzare diciamo anche come tonico, come sapete l'acqua termale ha molteplici funzioni, quindi come tonico, come rinfrescante viso, io lo uso anche per rimuovere il trucco quando ho un make-up particolarmente delicato o per rimuovere il trucco dagli occhi. Poi un altro tonico che ho è questo tonico della marca Aledriadi, che è un nuovo marchio che si trova all'acqua e sapone, che è un nuovo marchio biologico. Questo è tutto fatto con argan, come vedete senza siliconi, parabeni, eccetera, e questo sono 200 ml di prodotto e ovviamente anche questo non l'ho mai utilizzato perché questo è un prodotto abbastanza nuovo. E la confezione si presenta così.
Passiamo ora, passo ora col mostrarvi invece i latte detergenti che ho. Allora, ho questo latte detergente, questo è della Chen, è adatto a tutti i tipi di pelle, è con fiori di loto e qualcos'altro. Vediamo un po' se è scritto. Purificante, idratante, arricchito con formula esclusiva. Boh, non so dove sia scritto, comunque ad ogni modo qui con fior di loto e silk che non so che cos'è. Per tutti i tipi di pelle mi trovo molto bene e ed è un prodotto che vi consiglio a un costo irrisorio, ma è veramente un valido prodotto. Un altro latte detergente che ho è questo latte detergente dei Provenzali Bio, quella la linea biologica alla rosa moschetta. Questo è adatto a tutti i tipi di pelle e vabbè, come vedete l'avevo pagato 3 euro in offerta e questo qui sono quanti ml. È cancellato, comunque dovrebbero essere 200 ml di prodotto. Un altro prodotto tipo latte detergente che ho è questo latte di pulizia per il viso al cetriolo e amamelide, che per pelle miste e grassa dell'erbolario, che mi era stato regalato un anno fa e anche questo è molto buono. Comunque sì, i prodotti dell'erbolario, insomma, si sa che sono buoni. Poi un'altra, dunque, vediamo un po' gli scrub, vediamo. Ah, ecco cosa manca. Sì, questo manca. Ho questo latte detergente qui invece, questo è dell'Omia Laboratoire, sempre con mandorla e malva, della stessa linea del tonico, sempre 200 ml, e a differenza del tonico, questo non so se lo ricomprerei perché qui la profumazione mi piace un po' meno, cioè trovo che sul tonico si senta di più la mandorla, mentre qui non so, non mi piace la profumazione di questo latte detergente. E non mi piace tra l'altro neanche l'erogatore, nel senso che qui anche se il prodotto esce, il foro è troppo piccolo. Secondo me è troppo piccolo, dovrebbero fare l'apertura un pochino più grande qui per far uscire il prodotto. E anche nel tonico c'era questa cosa che proteggeva, diciamo, forse per, insomma, per non far entrare i germi, però comunque lo trovo scomodo. Io per aprire ho dovuto fare un foro con uno stuzzicadente. Poi. Come struccante, l'unico struccante occhi invece che ho è questo della Delidea, uno struccante occhi lenitivo con fisalis e fiori d'arancio, 200 ml di prodotto e mi trovo molto bene. Tenete conto che a parte le due acque micellari che avete visto che sono a metà, il resto dei prodotti sono relativamente pieni. Poi vediamo cosa mi manca da mostrarvi. Lo struccante Geron ve l'ho mostrato e poi ho anche questo struccante, questo con riso nero, o questo uno scrub per il viso e ho questa confezione, poi ne ho altre due di scorta. E questo è un prodotto che c'era stato regalato. Poi vediamo un po', questo vi ho mostrato, questo vi ho mostrato, mi restano solo da mostrarvi le salviette struccanti. Io come salviette struccanti preferisco utilizzare, perché mi trovo meglio, le salviette, quelle che si usano per i bambini. Nello specifico queste sono del marchio Dealo, sono 72 pezzi, una formula idratante con aloe vera e sono buone, anche se trovo che le salviette siano relativamente piccole e sottili. E dopo un altro marchio di salviette che ho sono queste qui della Natura Verde, 64 pezzi, la Natura Verde Bio con calendula e camomilla e queste direi che sono super. Diciamo che le mie preferite sono queste, sono quelle della, queste qui della Natura Verde Bio in generale e dopo quelle lì della Fria che fai le varie, però non tutte quelle della Fria, io preferisco quelle lì biologiche, proprio quelle che è scritto bio. Ad ogni modo mi trovo meglio, devo dirvi, a struccarmi con le salviette per i bambini rispetto alle salviette, quelle lì proprio struccanti, specifiche per il viso. Innanzitutto le salviette per i bimbi comunque non ho mai notato che mi lasciassero pelle appiccicosa o altro e le profumazioni sono molto gradevoli, se notate hanno anche un costo inferiore perché abitualmente le confezioni di salviette per bambini hanno numerosi pezzi all'interno e quindi da quando ho sentito su YouTube che c'erano diverse ragazze che si struccavano con le salviette dei bambini ho provato anch'io e da quella volta ho sempre continuato così, eccetto qualche volta che magari mi gira un po' di comprare le salviette struccanti, ma se no io compro proprio salviette quelle per i bambini. Vi devo dire che ho provato addirittura anche quelle Fresh and Clean per i bambini e non so se ho provato anche quelle Kiko, adesso no, no, Kiko no, non le ho provate. Ecco, forse le Pampers ho provato, insomma ne ho provate diverse, insomma, per bambini. Devo dire che a parte alcune che possono avere una profumazione un po' particolare, quindi qui sta un pochino al gusto della persona, mi sono sempre, diciamo, trovata bene.
Bene, vi ho mostrato tutti i miei prodotti struccanti di scorta, come ne vedete ne ho parecchi. E grazie a tutti della visione, vi auguro una buona serata.